Porta, sì. C'è già lì. Ok. Ah, a posto, direi che ci siamo. Ciao a tutti, adesso facciamo un test da qua. Mi hanno abbandonato tra l'altro oggi. Ok. Ecco qua, padrona dello studio, lasciata abbandonata da Carlo. Salutiamo Gianni e Mike in regia. E ciao a tutti, anche voi che ci guardate da Facebook e Instagram. Vediamo se trovo l'elenco dei fogli delle domande che mi deve fare Carlo, così incomincio a studiare. Sì, ok, è questo. Le prime due le so. Sì. Ok, questa. Ci ha messo, il Carlo ha messo la presentazione dell'Amor il 15 settembre. Adesso poi gli chiediamo se fa lo speaker, così abbiamo un'anticipazione. Ci sono gli appuntamenti di settimana prossima, qualcosa sulla scuola, un po' di cronaca, un po' di appuntamenti, un po' di fatti del weekend, un po' di sport, scritto Perini, ma poi sicuramente chiederà anche dell'FBC. E questo lo togliamo. Ok. Compiti fatti. Adesso vediamo. Ci hanno azzerato il tempo, avremo 22 minuti. E speriamo che arrivi qualcuno. Ci hanno abbandonato. Fa caldissimo oggi nello studio di Radio Orizzonti. La prossima volta vengo in canotta ancora, anche se è settembre. E hanno aperto la finestra, infatti si sente un po' di vociare nel cortile, però non fa veramente caldo. Mi è appena andato via Don Armando, che ha detto che ha fatto un interessantissimo intervento prima sulla parrocchia di San Giuseppe, poi magari riprenderemo. E vediamo, Carlo è scappato perché voleva parlare con gli ospiti della trasmissione sportiva Match Point, dove ci sarà anche il mio stagista Christian Beretta. No, dicevo che mi hai abbandonato, ero qui che facevo un solo monologo. Dai. Ecco, poi hai fatto il monologo. Ho fatto i compiti, ho guardato il benissimo. Cosa. Hai guardato i miei appunti. Certo. I miei appunti perché, devo dire che... ho detto che eri andato a parlare con l'ospite dopo di Match Point, così sì, diciamo chi è. Sì. Facciamo un'anticipazione. Sì, adesso sono... c'è qui, sono ospiti di Lombardia. Quelli, ah, okay. Quelli... C'è anche Cristian Beretta, sì. Il mio stagista. Mi che pare viene. Che c'è anche Beretta. Sì. No, Beretta? No, invece Beretta io parlavo... No, ma anche Cristian Beretta, il mio stagista, viene a parlare dell'FBC perché... Ah, viene qui? Sì, in realtà... Ma l'FBC ha vinto fuori casa. Ha vinto fuori casa contro l'Entetese, che è una molto quotata. Sì, sì, è stata una bella partenza. Ecco, i nostri amici ci sono. Sì, non riesco a vedere fino a lì, devo... Simone Balestrini ci sta guardando adesso, e un'altra persona che però non riesco a vedere fino a là, mi spiace. No, davvero, facciamo... È un bel riepilogo questo del lunedì. Hai guardato, hai visto tutte sì, le cose. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì. Ci sono tante belle, sì, tante notizie. Beh, poi... Dicevo che qui dentro fa caldissimo, è tornata l'estate. Io ho messo una magliettina leggera, ma... No, bisogna lasciare un po' aperto. Aspettiamo la linea Radio Orizzonti, infatti. Ormai siamo vicini, dai. Sì, sì. Non sì, metti sì. La cuffia, sì. Sara. Finito le 4 stamattina. Alle 4? Sì, perché mi sono fatto tardi anche sabato sera, allora alle 10. Non è che è finito alle 4 perché sei andata l'altra sera lì al concerto dei Telos, no? No, contrariamente a quanto si dice, non sono andata al concerto dei Telos. Ma poi ho finito. Eccoci, la linea è nostra, sì? Linea, siamo in diretta, allora, in diretta Radio Orizzonti. Ma cosa stai dicendo che non ti sento? Allora, no. È acceso. No. Ma è dato la linea, no. Ah, non c'è ancora la linea, no. Dalla regia?
ci hanno imbrogliato dalla regia, dalla regia. Ci fanno gli scherzi. Ci hanno imbrogliato, ma non è ancora. Ma è l'orario, però. Che stiamo per partire. Ok, dai, adesso arriva davvero. Che orario. Se no facciamo tardi, perdiamo un minuto. Siamo concentrati noi. Ok, adesso si sente la sigla. Ecco, adesso sì che partiamo. Radio Orizzonti. In blu, la radio con tante radio dentro. Bene, cari ascoltatori di Radio Orizzonti e Facebook del Saronno, eccoci in diretta. Buongiorno. Bene. A tutti. La nostra Sara, non manca mai il lunedì, meno male che è qui, perché questo è un riepilogo davvero di tutte le notizie che ci porta durante la settimana. Beh, io Sara, questa mattina partirei, darei proprio la prima pagina. Sì. La prima pagina. Al campione italiano, certo, al Perini. Nostro campione italiano Lorenzo Perini, che è andato benissimo questo weekend a Pescara, c'erano le competizioni, è diventato campione italiano assoluto, in realtà è una riconferma. Campione italiano assoluto. Certo, 110 ostacoli, sì. Ha fatto un ottimo tempo, 13:57, un grande successo, una soddisfazione per l'OSA che l'ha vista crescere, lui adesso è dell'aeronautica militare, ma per noi è assolutamente campione saronnese che seguiamo con grande affetto, insomma una certezza ormai dello sport biancoceleste, veramente. Davvero, un poi, grande successo. Allora, diciamo che Perini, tra l'altro, hai ricordato anche in altri articoli anche precedenti, che è tra i 10 migliori d'Europa. Certo, assolutamente, sì, ha fatto questa, diciamo, perché che solo è stata... per 5 centesimi avevi scritto, è rimasto europei, fuori dalla finale. Ha avuto un'ottima performance, è rimasto fuori per quindi pochissimo dalla... alla finale, insomma, un vero campione. È grandioso, ecco, quindi campione. I complimenti da parte di tutti noi, e quindi ecco perché meritevole della nostra prima pagina di oggi. Assolutamente, no, è stata anche la prima pagina del Saronno di domenica, quindi anche noi abbiamo dato materia. Ecco, molto bene, l'abbiamo messo in evidenza. Anzi, rimaniamo nello sport, sì. Visto che ci siamo. E... allora, l'Amo Sportiva presenta le squadre sabato. Sì. Allora, prima dicevo, in attesa del collegamento con la radio, dicevo chissà se Carlo ci fa un'anteprima e ci dice che è lo speaker sabato. Fai lo speaker. Beh, io ho sempre quel piacere, okay. Quell'onore. Quindi sabato di essere con là, la voce sì. Del Carlo che ci presenterà tutte le varie squadre, una bella realtà. Ieri non è iniziata tanto bene, poi lo diranno. Purtroppo, allo è sport vero. È stata una sconfitta un po' bruttina contro il Don Bosco, ma vabbè, l'Amor ci ha abituato. Dopo così. Un bel primo tempo. L'Amor ci ha abituato un po' così, no? Sì. Beh, diciamo quindi... che sono tutti giovani, quindi. Sì, no, certo. Poi vabbè, ci vuole. Infatti, no, per quello ci vuole. Non è la prima volta, non è la prima stagione, quindi ci vuole un po' di per rodare. È insomma, vero. Il mister è insomma, pronto, la squadra c'è. Sì. Mi hanno parlato di una bellissima nuova muta di magliette. Quindi sì, poi venite il 15 a vederle. Al 15 venite là alle ore 15 di sabato. Presentiamo tutte le squadre. L'Amo Sportiva presenta 18 squadre. Beh, un bel 370 ragazzi. Un bel gruppo. Insomma, veramente una cosa grandiosa per Saronno, è una realtà. Davvero. Ecco. Rimaniamo nello sport. Quindi, dopo l'Amor, vediamo che domenica 16. Siamo nella Strasaronno. Sì, Strasaronno, grande ecco. Classica cittadina ormai, appuntamento atteso, organizzato con la collaborazione di Palumbo, è stato qua anche da voi sì, a Radio Orizzonti lunedì scorso, ho visto che c'è stato lo stand in piazza con tutte le sagome perché l'iniziativa è organizzata a sostegno della CLS, è un bel momento per vivere la città, per far fare un po' di attività fisica ai bimbi, perché ci sono vari percorsi a seconda della lunghezza e delle, diciamo, prestazioni. Sì, e, ecco. È anche un modo un po' per riprendersi la città, insomma, siamo stati via in tutto il mondo, in vacanza, ci rifacciamo un po' un giro per Saronno, guardiamo un po' com'è, quindi un bel appuntamento domenica mattina, poi è sempre molto bello anche per chi è un po' più pigro e non vuole correre, venire a vedere la partenza, insomma, è importante esserci. Meglio in pista, se no anche ai bordi a fare il tifo. E visto che rimaniamo nello sport, al Dal Pozzo il Memorial
Andrea Pagni. Sì, l'hanno organizzato questo sabato con partite per grandi e piccoli, a ricordo di questo ragazzo che è morto 4 anni fa in autostrada in seguito a un incidente con la moto, e gli amici e la famiglia si sono sempre molto prodigati per tenerne viva la memoria. Quale modo migliore che un momento per ritrovarsi tutti insieme, chi l'aveva conosciuto e chi vuole partecipare, a un momento di solidarietà, perché bello, poi vengono raccolti i fondi per iniziative di solidarietà a favore di diverse associazioni del territorio. Quindi... E aggiungo anche con orgoglio, c'erano anche due formazioni dei piccoli dell'AMA sportiva. Certo, perché pomeriggio hanno giocato i bimbi e poi anche gli ex bimbi, quelli un po' più grandini. Bene, ecco, questo era lo sport, e poi adesso proseguiamo. Vabbè, in tema di appuntamenti sportivi però di settimana prossima, diciamo che il vero clou l'hai tenuto per farlo dire a me, perché domenica allo stadio Colombo Gianetti torna in campionato l'FBC Saronno. Settimana scorsa si è giocata la Coppa, mercoledì il risultato non è stato proprio entusiasmante, ma domenica si torna allo stadio, insomma, per la prima volta, quindi ci sarà sicuramente tanto pubblico, speriamo in una bella giornata calda come oggi, così anche per il pubblico è più piacevole, ci sono le nuove tribune, insomma. Perfetto, l'appuntamento sportivo della domenica, l'evento, diciamo, saremo in tanti, è un po' quello. Davvero. E poi faccio tutto da sola e collego un'altra notizia, ormai sì. Autogestione oggi, sullo stadio, sui problemi dello stadio, sì. Una notizia di cronaca dell'auto che si è schiantata contro il muro dello stadio. Anche quello, bene. Si sa qual è la allora, ci sono, facciamo un riassunto per chi non l'ha letto. Nella notte fra giovedì e venerdì, una vettura si è schiantata contro il muro del Colombo Gianetti poco prima dell'intersezione fra via Roma e via Cattaneo. È successo verso 1:30 di notte. I residenti hanno sentito il botto, hanno visto la macchina, hanno chiamato l'ambulanza e i carabinieri. Ma quando i mezzi di soccorso sono arrivati sul posto, non c'era più la vettura. C'erano pezzi di auto per terra, il muro abbattuto, tant'è che si poteva proprio entrare nello stadio. Da dove poteva arrivare per... in velocità. Guarda, sai che io non ho capito, forse dal parcheggio è accelerato troppo, certo. Ed è finito dentro, perché dalla strada, no? Perché non c'è la strada, esatto. Di e, c'è una descrizione dell'auto e i carabinieri stanno con l'aiuto della videosorveglianza cercando di rintracciare, perché ovviamente il comune ha iniziato a chiudere lo stadio, ovviamente a mettere in sicurezza il muro per evitare altri crolli e un indebolimento, ma ci sono poi tutti i danni da pagare, quindi insomma... almeno recuperare i dati, certo, almeno per sì, quello. Sì, 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 assolutamente. Cioè, non si capisce neanche perché questo vada a scappare, insomma, ecco. Beh, diciamo che ormai con la videosorveglianza che c'è in giro... Ecco, anche questa è una bella notizia, perché siccome questa settimana è un po' l'inizio di una nuova stagione, sì, per scuola. Le scuole, eccetera, quindi... È un po' l'altro tema. Diciamo, c'è stato gli auguri dell'assessore Miglino, sì. Assessore all'istruzione di Saronno, che ha fatto questo in bocca al lupo alle famiglie, ricordando come i piccoli inizino un percorso importante, un po' soprattutto per quelli dell'asilo, perché gli auguri li ha fatti i bambini dell'asilo che iniziavano settimana scorsa, no? Un po' un entrare nel mondo, lasciare un po' il nido della famiglia per uno spazio più ampio. E poi, insomma, ci sono tutta una serie di iniziative scolastiche, diciamo, per esempio a Cislago l'assessore Campanella ha presentato i banchi che crescono con gli studenti che hanno messo per le classi quinte, che quindi sono regolabili in altezza, e anche lei ha fatto un in bocca al lupo alle famiglie per la collaborazione con la scuola, sì. E poi anche ieri Don Armando, immagino che prima ne abbiate parlato, sì, della benedizione delle cartelle, in tutte le chiese una bellissima sì, iniziativa, io sì, sono andata al santuario ciao Ago, e quindi insomma tutto un po' pensato per questi bimbi, che i remigini che incominciano, sicuro, il loro percorso di scuola, erano carinissimi, ieri erano più grandi gli zainetti dei bimbi. E poi anche quelli un po' più grandini, insomma, che riprendono un po' le attività. Don Armando, hanno portato anche i libri nel... Sì, anch'io mi sono stupita. Già se li devono portare a scuola tutto l'anno, che sono pesantissimi. Mi avranno detto, facciamo benedire anche i libri, così ci dà un risultato. È stato molto chiaro, ha detto, abbiamo chiamato delle cartelle, ma in realtà preferiamo benedire i bimbi e le famiglie. Ecco, sì, sì. Poi un'altra cosa a cui sicuramente hai assistito, perché ho visto le fotografie. Anzi, devo dire che è venuto bene l'angolo, sì, alla Cassina Ferrara, sì, allora, il mercato. Sono andata di persona. Ecco, ho visto così, le fotografie. Esatto, ecco. Ci facciamo un po' un'idea. Allora, devo dire che esteticamente, da diciamo esterno, tra virgolette, è molto più carino, perché stiamo parlando del mercato della Cassina Ferrara, che si è spostato da via Einstein allo spiazzo che c'è poco dietro
fra i palazzi. Sicuramente esteticamente le bancherelle messe a, diciamo, a cerchio, anche se non è proprio, sì, una forma circolare, sono sicuramente più gradevoli e anche per lo shopping è più interessante. Sicuro. Quello che ho notato io e che mi hanno fatto notare anche gli ambulanti è che è decisamente meno visibile, cioè devi volerci andare per vederlo. Uno deve saperlo. Esatto, insomma. Infatti quando io ho parcheggiato una signora è arrivata e ha detto: ah, ma quindi non c'è il mercato? E invece subito tutti le hanno detto: no, guardi giù di là. Sì. Gli ambulanti hanno messo un cartello fai da te con scritto mercato a 100 metri e quindi diciamo che la buona volontà per far funzionare la sperimentazione anche da parte dei protagonisti c'è tutta. Come tutti i cambiamenti ci vorrà un po' di mesi per vedere come va. C'è da dire che gli ambulanti hanno molto apprezzato l'intervento dell'assessore al commercio Paolo Strano, che venerdì mattina, come giornalisti, è andato presente, sul posto a fare un sopralluogo, ecco, con la polizia locale, li ha ascoltati, sentendo un po' le loro esigenze, le prime impressioni. Quindi diciamo una buona partenza, poi però bisogna vedere. Ma io penso che può essere anche vantaggioso. Sì, guarda, come sempre, sì, accade, basta fare un po' l'abitudine, no? Basta pensare. Poi c'è lo spazio, perché occupare una via, insomma. Sì, l'amministrazione l'ha fatto per motivi di sicurezza lo spostamento, certo, nel senso che dicono che in caso di problemi anche a scuola, via Pastore, quella, no? Einstein, Pastore, vabbè, adesso non mi ricordo, serve anche per motivi di sicurezza, quindi sicuramente c'è questa attenzione, dai, anche questo. E quindi poi bisognerà un po' vedere come va. È un po' i mercati, soprattutto quelli piccoli come la Cassina Ferrara, hanno un po' un equilibrio delicato, quindi magari spesso cambiando anche una piccola cosa, essendo solo 7-8 banchi, se già va via uno, certo, cambiano un po' le cose. Quindi il fatto che l'amministrazione lo tenga un po' monitorato è sicuramente positivo per dare un impulso, diciamo, per fare in modo che la transizione sia positiva per il quartiere e per il mercato. Questa iniziativa potevamo inserirla nello sport, ma è qualcosa di più. La Saronno Servizi che sì, ha organizzato questa iniziativa multisportiva. Sì, è molto, stato molto, molto carino. Ci sono stata venerdì pomeriggio, è iniziata, tra l'altro è stata salutata da un bellissimo pomeriggio di sole, anche bello caldo, quindi è andata molto bene. C'è stato questo momento, diciamo, un po' di saluto all'estate. Ecco, tu dico come l'hanno organizzata? Allora, c'era questo momento con tutte, cioè, dunque, nella parte aperta della piscina dell'impianto di Via Miola c'erano gli stand di diverse realtà, sia sportive sia commerciali del territorio, che collaborano con la Saronno Servizi. E poi c'è stato il momento della staffetta, molto bello, della Rarinantes, che festeggia i 40 anni quest'anno. Ha fatto questa bellissima staffetta, partita con i bimbi più piccoli e terminata dai master. Ma tutto all'aperto? Tutto all'aperto. E finita con un bellissimo Carlo Tuffo in piscina, tutti i nuotatori messi sul bordo piscina col palloncino, hanno lasciato andare i palloncini e si sono tuffati, molto, molto coreografico. Poi c'è stata questa esibizione di flyboard, che è questo, diciamo, questa performance sull'acqua fatta all'imbrunire, c'è un bellissimo video sul Saronno che ci ha dato la Saronno Servizi, molto, molto bello, perché si vedono proprio le luci, l'acqua, gli spruzzi, molto carino. E sicuramente è un modo diverso di pensare la presentazione della Saronno Servizi, non solo tramite i volantini e il sito internet, ma anche con un momento di apertura, esatto, anche, di apertura alla città. È stata anche l'occasione per fare gli onori di casa del nuovo numero uno della Saronno Servizi Dilettantistica, che è stata qua vostro ospite mercoledì, credo, perché vi seguo anche quando sono a casa, e quindi è stato un po' anche un momento per conoscere il nuovo, chi si occuperà dei due impianti, perché la Dilettantistica della Saronno Servizi si occupa della piscina di Via Miola e anche dell'ex bocciodromo. C'erano tante famiglie, tanti bambini che hanno approfittato per fare un po' di tennis, un po' di attività sportiva. C'erano signori che si sono divertiti a fare un'esibizione di zumba, quindi veramente un po' per tutti. Beh, sono iniziative che rendono viva questa città. Assolutamente, insomma. Sì, poi venivamo dalla calma estiva, insomma, ha fatto bene. E tu collabori a questa vivacità. Sì, mi anche piace andarle a vedere. Ecco, vederle e descriverle, poi raccontarle e portare a bene qualcosa di bello, tutto quello che di bello avviene tema, a Saronno. Non di... è tutto bello sempre. Non è tutto sempre, ma parliamo di una cosa bella prima di quello che vuoi dire tu, che io forse ho capito. Che non è, io non la definisco non bella, una cosa diversa. Esatto, no, una cosa bella invece parliamo, restando in tema di iniziative che animano la città, di Open, l'iniziativa organizzata dai ragazzi del Tassello a Casa Morandi. È l'associazione, sì, che si occupava anche di spazio anteprima, che lo ricordiamo, in attesa che venga ultimata la sede nuova, che sarà il Matteotti in via Avogadro. Ci sono state tutte queste proposte con una mostra
E poi la, i diversi concerti nel cortile di Casa Morandi, che devo dire si presta molto per questo genere di iniziativa, e anche la Silent Disco finale, insomma, venuta bene, una bella, ecco, manifestazione, apprezzate le band, insomma, un plauso a questi ragazzi che si impegnano. Davvero. Che si impegnano ad organizzare eventi. Mentre l'altro evento, diverso, lo lasciamo definire a chi magari ha ascoltato la musica fino alle 3 di notte. Infatti, quello, ecco, è un po' il problema. Ieri perché sabato sono ritornati, ha scritto, sono ritornati i Telos. Sì. Perché tutti pensavano, ma i Telos dove sono, che fine hanno fatto? No, sì, beh. Invece no, sono ritornati. È un po' una... Ma è l'abituale evento che fanno, sì, è l'abituale Acque Scure. Evento come si chiama? Acque Scure. Ma perché Acque Scure? Pezzo tremendo. Si chiama così, è l'appuntamento. L'hanno fatto all'ex Cantoni, hanno occupato intorno alle 18, sono tanti gli automobilisti saronnesi residenti della Cassina, io l'ho saputo da un cassinat, sarò, ecco, sincera, che hanno chiamato le forze dell'ordine vedendo i ragazzi che appendevano lo striscione nero sul cancello dell'ex Cantoni, ricordiamo non l'ex Cantoni principale dove ci sono in corso le bonifiche, ma l'ex Cantoni quella davanti a via Don Marzorati, quindi quella parte più piccola con un capannone e un cortile all'interno. La musica è iniziata verso le 10:30, è proseguita fino alle 3. Lo so perché anche qua un cassinato mi ha chiamato, certo, per dirmi che era ancora... Ecco, ma ero sveglia, sarò sincera. Ero già sveglia, quindi è proseguita fino alle 3 e poi insomma si è un po' abbassata, diciamo terminata alle 4. Chiamate di protesta e segnalazione alle forze dell'ordine come sempre ci sono state, e poi alle prime ore del mattino i ragazzi alla spicciolata sono usciti un po' verso la stazione, un po' verso i parcheggi, sono... tornati a casa. Sicuramente nelle prossime ore la polizia locale provvederà a sigillare con la proprietà l'area dismessa, e questo è quanto. È un peccato, perché in fondo la musica è anche bella da ascoltare, però a certi orari. Sì, a certi orari, certi poi volumi, diciamo, ecco, che anche dipende un po' dal periodo dell'anno. È chiaro, ecco, che a settembre con questo ritorno di caldo che c'è stato le finestre sono aperte da parole, sì, alzate, e diciamo che la musica si sente molto... molto di più. Ci sta scappando il tempo. Sì, 2 minuti. Piano Lonardoni per i due sottopassi che si allagano. Sì, dicevamo settimana scorsa che l'assessore Lonardoni è stato presentissimo tutta estate, ha seguito svariati aspetti della vita cittadina e dei lavori pubblici, fra questi il problema dei sottopassaggi. Sappiamo che quando c'è pioggia particolarmente intensa per tanti giorni, o peggio ancora in un'unica, magari in un unico pomeriggio, si allagano. La soluzione, visto che l'investimento sarebbe molto oneroso per il comune per risolvere definitivamente il problema, sappiamo che per esempio via Primo Maggio è uno dei punti più bassi della città, ecco, e dove si convoglia tutta l'acqua piovana che arriva, è quello di cercare di ridurre al minimo la possibilità che ci siano code e rallentamenti, quindi spostare dotare, i semafori, esatto, che dotare informano di semaforo la no, via semaforo, d'ingresso. Esatto, i semafori, ecco, ci sono già, quelli sul ponte, ma ne servono precedenti in modo che le auto possano girare, ecco, prima di fare coda. E poi vorrebbe sfruttare il sistema di infomobilità, che ancora non funziona, malgrado sia stato messo già da un po' di tempo, bene, per raggiungere anche quindi questa funzione. Quindi vedi, anche lì sono stati i commenti positivi e meno positivi. Io direi cominciamo ad accettare il positivo. Beh, diciamo, anche quelle cose lì c'è del positivo, diciamo, insomma, che chi ha provato a restare bloccato, dai, in questa vicenda e non dice, può che avere un apprezzamento, certo. Poi i fondi a disposizione del comune sono quelli, chiaro che a tutti piacerebbe risolvere definitivamente i problemi, ma secondo me è un aiuto che potrebbe essere molto utile. Io la trovo lodevole. In chiusura questo, in modo che tutti quelli che ci ascoltano vadano a controllare i propri libretti della macchina, a vedere se sono a posto, perché martedì hai scritto che sono state sequestrate 5 auto per mancanza d'assicurazione, ma credo che quelli lo sapessero, e 15 invece multati per la revisione. Sì, sono i controlli che fa la polizia locale, ecco, con i portali all'incrocio della città. Sì, bisogna controllare, perché poi la sanzione è salata. Ho controllato anch'io, quando hai scritto, ho controllato. Bene, il libretto. È salata. Ecco, quindi la sanzione è salata, c'è per chi gira senza assicurazione il sequestro dell'auto. Eh beh, quella sì. E la sicurezza ospedale, che si muove il prefetto? C'è stato questo incontro a Varese, perché dopo l'aggressione di un infermiere, diciamo che il tema se ne parlerà, avremo modo di parlarne approfonditamente settimana prossima, perché si continuerà sicuramente con l'attenzione su, ecco, questo fronte, che è molto importante. Che ci sia questo interessamento. Assolutamente, assolutamente. L'attenzione, ecco, c'è, diciamola tu così. Non, ecco, tu tieni duro sempre col tuo interessamento. Bene, noi ringraziamo te, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie a tutti, buona settimana. Buona giornata. Grazie.